Ciao ragazzi e benvenuti in questo penultimo vlog del canale Noi Ci Siamo. Prima di cominciare questa puntata ci tengo a chiedervi di supportare questo progetto iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche. Ma adesso veniamo al protagonista di questo nuovo vlog, ragazza classe 94 proveniente da Silvano d'Orba che con la sua passione è riuscita a superare diverse difficoltà e a togliersi grandi soddisfazioni. Di chi sto parlando? Della pasticcera Sara Maranzana. Fra, mi dica! Comunque, quanto ci teniamo noi a questo progetto? Penso un po' troppo. Un po' troppo no, però tanto, perché sono le 4:01 e stiamo andando a girare il vlog con Sara Maranzana. Quindi sono contento, sono un po' provato, non so come faccia, però vogliamo veramente tanto bene a questo progetto. Sapevatelo. Ragazzi, siamo arrivati alla Casa Sabauda, che è il posto dove lavora Sara Maranzana, ed eccola qua. Ciao Sara! Ciao, buongiorno! Come stai? Tutto bene, grazie! È permesso? Certo! Wow! E questo è il tuo mondo, Sara? Certo, hai visto dove mi ritrovi? Wow! È un po' che non ci vediamo! Ti va di accomodarti? Ma come sei gentile! Certo! Guarda, è un po' presto, mi sembra! Allora, giusto? Ti volevo ringraziare perché mi stai dando l'opportunità per riabituarmi a lavorare nelle ore piccole. Vero, eh? Perché serate purtroppo è un po' che non ne facciamo e quindi durante questo risveglio è stato un po' difficile, però mi servirà per abituarmi quando si ripartirà al 100%. Basta solo abituarsi. Perfetto. Allora, Sara Maranzana, insomma, molti ti conoscono già, però magari non tutti, o comunque quelli che ti conoscono non sanno dove sei adesso e cosa stai facendo. Comunque hai fatto tantissime esperienze in questi anni, hai girato il mondo. Ci abbiamo provato. Quindi racconta un po' chi è Sara Maranzana e che cosa fa. Allora, Sara Maranzana è una pasticcera che è nata a Silvano d'Orba e ha cercato, era sempre un pochettino un po' diversa, è sempre un po' il cigno nero e aveva voglia di viaggiare, aveva voglia di imparare. Soprattutto perché ha avuto molte difficoltà ad imparare a scuola, con i pregiudizi, eccetera, e quindi questo ha creato in me una voglia di mangiare il mondo. Ho avuto tanta fame di mondo, di imparare, tanta passione, e questo lavoro e il viaggiare mi hanno portata fino qua, dove ho viaggiato sia per lavoro che per divertimento, e dopo quasi 10 anni sono tornata a casa e bene che sto. Bene che stai. Sì. Tu sei un 90? 4. 94. Sì. E anche tu, come gli altri protagonisti dei nostri vlog, hai un grande retroterra, cioè hai fatto tanta esperienza in questi anni. Sono partita subito. Mi sono diplomata nel 2013, e quindi avevo 19 anni. Ho fatto una piccola esperienza a Livigno, che avevo già fatto lo stage, quindi diciamo che è stato un po' il mio incontrare il mondo del lavoro in un posto che avevo già conosciuto, e poi da lì si sono aperte le porte del mondo veramente. Ma tu sei partita con una scuola dedicata alla pasticceria? Esatto. Dove l'hai fatta? L'ho fatta ad Alba. Okay. E avevo le idee molto chiare, questa è una cosa che diciamo non deve essere sempre così. Io sono stata fortunata. Okay. Ho capito fin da subito che mi piaceva la pasticceria ed è questo è stato il mio percorso, e ho corso fino alla fine per raggiungerlo. È una bella fortuna quella di sapere dove vuoi arrivare, però non è, forse è più difficile arrivarci quando sai dove vuoi arrivare. È vero. Piuttosto che ritrovarti a fare una cosa, a raggiungere degli obiettivi, ma forse inconsapevolmente. No, invece esatto. Nel tuo caso forse sapevi quanto dovevi sbatterti per arrivare dove sei arrivato. No, questa è stata veramente solo una fortuna, perché poi il mio quadro era già me lo ero già un po' immaginato. Okay. E ho sempre cercato di fare il meglio possibile per arrivare dove volevo arrivare. E domanda bruciapelo. Vai. Sei dove pensavi di essere? Sì. Ok.
Ok. Sì. Quindi... E con il percorso che ho fatto. Anzi, ti direi di più. Tornassi indietro, rifarei 100.000 volte in più quello che ho fatto. Ancora di più. Ah, sì? Sì. Ma quindi, cioè, diciamo che tu di tutti i protagonisti di questi vlog sei quella che per un bel po' di tempo si è staccata dal territorio per fare esperienze, quindi hai girato il mondo, perché proviamo ad elencare ai nostri amici tutti i luoghi in cui sei stata. Partiamo, vabbè, da Livigno, poi? Ho fatto 3 anni a Londra. Ok, 3 anni a Londra, sì, bellissimo. Dove ho lavorato in vari ristoranti, tra cui uno di Gordon Ramsay, 2 stelle Michelin, e ho fatto delle mie belle esperienze lavorative belle toste. E poi ho avuto l'opportunità di andare a lavorare in Cina. E ho iniziato inizialmente a Pechino, poi mi sono spostata a Shanghai, dove il mio lavoro poi effettivo era una compagnia di eventi e io mi occupavo degli eventi della parte della pasticceria. E poi sei rientrata in Italia, giusto? Sì. Torino. Torino, in 1 stella Michelin, dove ero la capo pasticcera, e diciamo che lì ho iniziato per la prima volta ad esprimere me stessa attraverso i miei piatti, perché essendo la capo pasticcera potevo permettere di decidere cosa aggiungere nei carta piatti, bianca, quale ingrediente, che avevo poi, bellissimo, conosciuto nei miei viaggi, perché poi nel frattempo ho anche viaggiato molto in Thailandia, eccetera, gusti nuovi, quei sapori molto intensi. Hai sperimentato. E poi per arrivare a Dolceria Sabauda, dove diciamo che è leggermente diverso perché è un laboratorio di pasticceria, ho scoperto, cioè, questo mestiere è talmente bello perché può variare moltissimo, già dalla ristorazione alla pasticceria, certo. È veramente bello perché ci sono tante cose in più, tanti stimoli in più, diversi. E sono, e quindi un'eccellenza a casa, che torna nel territorio. Esatto. E valorizza. Non sono mai partita per non tornare mai più. Certo. Era un arrivederci e ora sto bene. Sara, c'è una cosa che ti voglio chiedere perché vorrei che venisse un po' fuori. Sì. Che cos'è, secondo te, qual è stata la tua benzina che ha alimentato la tua voglia di fare, di migliorare, di raggiungere veramente altri livelli? Perché raggiungere un sogno, quindi fare la pasticcera, è un conto. Farlo come lo stai facendo tu è un altro, cioè con ambizione, voglia di raggiungere traguardi importanti. Qual è il tuo segreto, la tua benzina che ti alimenta sta voglia di spaccare tutto? Ti stupisco. Vai. Ma la risposta è semplice: i miei genitori. No, i pilastri che ho avuto, ma già durante la fase scolastica e poi quella lavorativa, io credo che questa fortuna poteva capitare uno su 1 miliardo, perché i miei genitori mi hanno sempre detto vai, sperimenta, mi hanno sempre spronata a fare di più, perché noi siamo arrivati fino qui, dai, prova ad andare più avanti, prova a spingerti ancora più lontano. E i miei genitori sono la mia forza, il mio tutto, e questa domanda è una bellissima domanda. Guarda, mi emoziono quasi perché è stato un bel percorso grazie a loro. Io sono anche arrivata dove sono oggi soltanto grazie a loro, e loro sono stati la mia benzina, proprio la migliore. Però Sara, direi basta chiacchiere per adesso, perché hai da fare o sbaglio? Assolutamente, tantissimo. Sono le 4:30, apriamo alle 7 e c'è ancora 2,5 metri di mignon da fare, la vetrina delle torte da riempire e i croissant. Mamma mia, ma come fai? Cioè, può stare a caso che forse ti lasciamo perché avrai da fare. Ah sì? Devi scappare, no? Perché io avrei bisogno di una mano. Da me? Sì, certo. Volevi già andare via? Sono un po' un danno. Sei appena arrivato. Vabbè, dai, dai, ci provo, dai, vieni. Ci provo. Vieni. Sei arrivato. Oh. Sì, ma hai già un collaboratore, scusami. Eh sì, ma una persona in più va sempre bene. Piacere comunque. Piacere, io. Lorenzo. Che ti devo dire? Vabbè, ti darò una mano, non sono capace. Ma l'unica cosa, pensi di rimanere vestito così? Ah, perché non va bene? No. E come mi devo vestire? Così? Aspetta. Ma... Perfetto. Se era così facile bastava dirlo. Ah, ce no. Lo faccio sempre, d'ora in poi lancio i vestiti addosso alle persone e vediamo se questi cambiano. Sei pronto? Ma no, però sono a tua disposizione.
Perfetto. Allora, questo è quello che andremo a fare, nel senso, okay. Qui c'è stata una lievitazione tutta la notte e sono pronte per essere infornate. Noi adesso dovremo andare a stendere il nostro impasto e a formare i croissant che poi verranno serviti domani. Ok, domani? Cioè tra 3 ore? No, domani. Ah, domani, perfetto. È già mattina. Scusa, ma sono ancora un attimo rimbecillito. Andiamo. Ok, metto il timer nel telefono o... Suona, ah, è okay, anche un bello. Siete così automatizzati, sì. Perfetto. Ok, primo step che in realtà sarebbe l'ultimo, no? Esatto. Fatto, adesso cominciamo per davvero la fase nuova, diciamo. Sì, però questa è la sequenza di ogni giorno, okay. Corretta. Ok. Ti faccio vedere un croissant. Ok. Tagliamo un triangolo. Uno. Questi sono un po' più grandi di quelli che facciamo noi, ma l'ho fatto... Per me. Sì. Perché? Allora, allunghiamo un po' la pasta. Okay. Oltretutto ti voglio far vedere, guarda che bella laminazione. Quanti strati sono? Tanti. Tanti. Ok. Allora, così. Allunghiamo un po' la base. Ok, e poi arrotoli. Giri, e poi arrotoli piano piano. La pasta deve essere sempre tesa, vedi che okay. L'ho bloccata lì? Allora fai così. E giri piano piano. Okay. E poi naturalmente la parte deve rimanere sotto esterna. Okay. E schiacci leggermente. Allora, sposto un attimo questo. Allora, la tiro un po'. Così. E proprio, okay, ecco. Poi la vado a schiacciare qua. Sì. Così. Sì, l'appoggio tutta. L'appoggio tutta, poi qua hai detto allarghi un po' la base del triangolo. Giri. Giro così. Sì, e poi metti la mano al centro e vai ad arrotolare. Sì. Il tuo seno mi sembrava troppo convinto. Tac. No, non è come il tuo. Però no, dai. Beh, io direi che come prima volta... Ti faccio vedere velocissimamente l'Olanda. L'olandesina è molto più facile. La tagliamo dritta. Noi solitamente serviamo 300 colazioni al giorno. 300 colazioni? Esatto, quindi io e i miei collaboratori ne facciamo di olandesine e croissant. L'olandesina è arrotolata, giusto? Sì. Ok, quindi l'allunghiamo un po' e poi dobbiamo fare questo movimento. Ok. Così, così, non troppo. E voilà. Poi qua tutta la notte lievita e poi ci mettiamo le due pezzetti di due striscioline di crema che poi andrà in cottura. Ok, questo mi sembra molto più complicato, lo è. Semplice. È più semplice. È più semplice questo. Allora, lo tiro un po', sì. Così. Poi non mi ricordo. Sbatti proprio giù. E poi questo movimento. Ma così? Uh-huh. Sì, vai. Continua. Devi schiacciare un po' la pasta, che la pasta rimanga poi arrotolata. Ok, prendi... Perché sto girando io? No? No. Prendi i lembi al centro. Ok, e poi la porto... Così, al centro. E schiacci. E giri. Ok, giro l'olandesina, così. Sì.
Dai. Dai. Si vede che non è il mio mestiere. A livello manuale, però ho una buona memoria. Sì. Secondo me sta per suonare il forno. Ma scusa, secondo, ora divago un attimo, ma sbaglio o in tutto questo tu hai anche scritto un libro sulla dislessia? Come mai? L'estate scorsa. Volevo racchiudere un percorso e secondo me scrivere questo libro, che poi non, l'intenzione non era di scrivere un libro, era di scrivere la mia storia un po' come un diario, che poi si è trasformato in un libro. E io, come si scrive di solitamente nei diari quando si è un po' più giovani, e lo fai tipo come sfogo, e io mi ero sfogata su tante cose successe a scuola, nella mia carriera, e tutti magari degli eventi spiacevoli sul fatto di essere dislessica. Appunto anche alle medie mi ricordo che mi avevano detto gli insegnanti che più di un professionale non potevo fare, il professionale l'ho fatto, ma ho avuto la mia carriera. E quindi ho racchiuso tutto questo, anche i miei sentimenti, nel libro. L'ho chiamato Il mio universo dislessico, con una bambina sopra il mondo che tiene una torta e i numeri. Molto bello. Carino. E quanto ti è servito tutto questo? Potrebbe essere anche questo un po' la tua benzina? Sì. La dislessia è stata anche... l'ho scoperto più tardi, l'ho scoperto molto più avanti, e mi sono dovuta ricredere, perché pensavo di essere... di aver avuto sfiga. Dice, perché proprio io dovevo essere dislessica, dovevo fare così tanta difficoltà andare a scuola? E invece con gli anni questa cosa di cercare di riuscire sempre ad arrivare a pari dei miei compagni mi ha spinto, che a una certa ho detto, questo non è di finire. Quindi da un punto di debolezza si è trasformato in un punto ora di forza. Ora sto scherzando, non è una gara con nessuno, ma è proprio una gara con me stessa, continua, che a una certa mi sono ritrovata a un punto della mia strada dove dico, cavolo, come ho fatto a fare tutte queste cose, vero? Sì, sì, è proprio così. Questa direi che è la passione che ti ha spinto. Sì, la dislessia, la passione per il lavoro, i miei genitori mi hanno portato ad avere quello che ho oggi e sono ottimo cielo. Sara, che ore sono? Perché noi parliamo, ma... 6:30. Bisogna cominciare a portarli... Portare le mignon e le brioche fuori. Ok. Ti aiuto? Vai. Devo stare attenta a non far cadere nulla, eh? Esattamente. Vai, fammi strada. Yes. Ok Sara, io sono veramente contento, perché forse è la prima colazione che mi merito un po' di più, perché in parte ho contribuito anch'io. Cosa dici? Sei il benvenuto, sempre. Grazie, perché è stato veramente bello vedere il tuo mondo da vicino, toccarlo proprio con mano, vedere cosa fai, cosa crei, il come lo fai. Quindi c'è grazie tanto davvero, dietro. Grazie mille. Però siamo giunti al momento della fatidica domanda, ovvero che cosa diresti? Quale consiglio daresti alla Sara di 10 anni fa? Allora, alla Sara di 10 anni fa direi di spingersi ancora più lontano,
perché quando sono entrata nel mondo del lavoro c'era, è normale, c'è tanta paura, tanta insicurezza, poca autostima, e tutte queste cose mi hanno portato a fare sempre dei passi sicuri, uno dopo l'altro, piede dopo, passo dopo passo. Mi sarei dovuta buttare di più, sarei dovuta andare ancora più lontano, imparare una lingua in più, perché poi nell'arco degli anni ci sono delle responsabilità diverse, si cresce, la mentalità cambia e quando esci dalla scuola vedi il mondo in modo diverso di quando poi passano 10 anni e poi anche di più. Quindi è tutto tipo come dal punto di del via, okay. Devi arrivare al traguardo ed è tutto un mondo da vivere, quindi di fare tantissime cose senza avere paura, perché sennò poi dopo ci si ripete. Io Sara ti ringrazio. Ti ringrazio di questo bellissimo regalo, del tuo libro, Il mio universo dislessico. Sono bellissimi. Ne avevamo già parlato. Adesso li mostriamo. E Sara, ti ringrazio. Spero che possa essere di ispirazione per tante persone, per tanti ragazzi e ragazze che hanno bisogno di sentirsi motivati, di essere spronati. Questo libro è appunto questo, l'ho scritto anche per questo, per motivare, perché tutti veramente ce la possiamo fare. Qualsiasi modo e situazione, se lo vogliamo veramente, si può arrivare dove si vuole. Sara, ti ringrazio. Alla prossima, vi aspetto.